Adesso Francesco Massaretti, che è segretario dell'Unione Saragozza. Grazie, grazie mille. Intanto buonasera a tutti. Ringrazio molto i nostri relatori, il Partner Vitale per la bellissima esposizione che ci ha fatto. Fra l'altro, io sto studiando diritto amministrativo, per cui la pertinenza e la puntualità con cui ha affrontato tutte le dinamiche amministrative è veramente notevole e molto, oltre che chiara. Ringrazio anche molto Andrea De Maria, Marco Munesi e Matteo Lepore, perché soprattutto il secondo e il terzo sono entrati nel merito poi anche più concreto delle questioni più tecniche, pratiche, che poi riguarderanno mettere nel concreto quello che Altera ha sviluppato a livello generale e organizzativo. Ecco, e ovviamente ringrazio anche Anna Chiara e tutti gli altri che hanno collaborato a organizzare questa iniziativa. Detto questo, pongo due questioni apparentemente di metodo, ma in realtà sostanzialmente di merito. Ecco, innanzitutto sui punti centrali da cui partire nella riflessione politica sulla città metropolitana, si diceva bene, non può essere tutto ridotto e banalizzato alla diatriba manichea tra secondo livello e elezione diretta. Le questioni sono molto più vaste, molto più importanti e partono appunto, come si diceva, dalla gestione delle funzioni, dal riparto diverso delle funzioni, perché la città metropolitana non può e non deve essere una provincia bis, un doppione. Se è stata fatta, deve essere fatta con presupposti e logiche diverse, soprattutto nel riparto delle competenze e nei poteri che saprà. E questo però chiaramente in secondo luogo, perché, da quello che ho sempre studiato, perché una competenza possa essere concreta e messa in atto, deve avere alle spalle anche uno stanziamento e una disponibilità economica corrispondente e sufficiente, altrimenti tutto resta soltanto sulla carta. Per cui i problemi concreti di bilancio che Marco Monesi prima ci poneva sono molto impegnativi, soprattutto per quanto riguarda la gestione del personale, perché questo personale non è soltanto un dato che si riduce, dato burocratico, la voce di bilancio, gestione del personale, è poi quello che nel concreto mette in atto quelle che sono le previsioni funzionali indicate a partire dallo statuto. Poi l'altra questione, chiaramente dalla riflessione sulle funzioni, appunto, si passa a questo punto al dato istituzionale e quindi alla forma città metropolitana che si deve avere, partendo appunto dallo statuto, quello che è stato fatto e le eventuali modifiche che verranno apportate. E per quanto riguarda il modello di città metropolitana che si intende adottare, adesso si è partiti per forza dal secondo livello, anche perché la legge Delrio, che non è perfetta, questo prevede come primo status, partendo anche dal fatto che non prevede una legge elettorale corrispondente per l'elezione diretta, va ricordato questo, quindi non sarebbe attuabile nel 2016 l'elezione diretta. Detto questo, in un ragionamento onnicomprensivo, è chiaro che partendo dal tema della rappresentanza, della legittimazione popolare che un sindaco metropolitano deve avere, certamente il tema dell'elezione diretta si porrà con sempre più forza come riflessione politica. Questa la dobbiamo avere come questione di lungimiranza politica anche. Però per arrivare a quell'obiettivo ci sono tante questioni da affrontare, secondo me, di primaria importanza, a partire dal rapporto, ad esempio, con la riforma dei quartieri, che gioco forza si relazionerà all'assetto che vorremmo dare alla città metropolitana. A partire dal a partire appunto dal te, da come vogliamo interpretare questa città metropolitana, dalle funzioni che si sarà deciso a monte di voler attribuire, e poi anche sul tema dello scorporo, anche la questione che poneva Simonetta Salliera, ad esempio, sul problema che in astratto può portare allo scorporo. Quantomeno bisognerà fare una riflessione e capire se si va a un nuovo assetto, che tipo di assetto si vorrà avere. Chiudo sulla seconda questione, riguardante il partito. Chiaramente il Partito Democratico dovrà avere un ruolo centrale in questo processo, non soltanto di divulgazione.
ma di discussione e di decisione, di elaborazione e di decisione. Ecco, io penso che percorsi come questo, come quello di stasera, come le iniziative precedenti e le prossime che ci saranno, siano fondamentali innanzitutto per dare a tutti un'idea, per far capire i processi e per avviare una discussione fra di noi per far emergere delle questioni di massimo. Dopodiché spetterà al gruppo dirigente, in particolare alla luce anche di quelle che saranno le prossime scelte, della scelta del nuovo segretario provinciale, quello che sarà il nuovo esecutivo, il nuovo gruppo che guiderà il Partito Democratico, starà a loro poi, tenendo conto di un rapporto costante con i territori, starà a loro poi dopo prendere delle decisioni sul merito, in rapporto chiaramente con l'amministrazione. Grazie. Grazie Francesco anche per il contributo organizzativo per la riuscita della serie.